Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono attivista del Movimento 5 Stelle, presente anche a CETO già dal 2009. A chi non conosce il Movimento o a chi ne ha sentito parlare solamente alla televisione, vorrei provare a fare un percorso breve per tappe. Il 4 ottobre 2009 Beppe Grillo dà vita al Movimento 5 Stelle, al Teatro Sperato di Milano, e lancia un programma che si può sintetizzare in punti come saggio cittadini, istruzione, informazione, salute, economia, trasporti, energia. Non è stata una comica improvvisata quella di Grillo al Teatro Sperato, ma è il risultato di 4 anni di discussione sui meetup. Meetup è una piattaforma informatica appunto per incontrarsi, lanciare iniziative, condividere idee e proposte. È un'arena comune, proprio come siete voi disposti qui fisicamente, dove gli attori siamo noi cittadini a proporre delle argomentazioni, rifiuti, noi inceneritori, consumo critico, e il riscontro è tale che nascono via via numerosi meetup a livello locale, territoriale, meetup amici di Beppe Grillo, a partire dalla propria città. E nel 2005 Beppe Grillo crea una svolta all'interno dei meetup con l'iniziativa Parlamento Unito. Fa un appello l'8 settembre 2005, che è stato condannato in via definitiva, non deve più sedere il Parlamento, e migliaia sottoscrivono questo appello sul blog proprio su internet. Questo dallo spunto per creare un evento nel 2007, il V-Day, una giornata di grande mobilitazione popolare, ovvero una settimana, la prima settimana del settembre 2007, dove circa 300.000 italiani firmano per una proposta di legge di iniziativa popolare. 300.000 firme per chiedere 3 norme molto semplici: no ai condannati in Parlamento, l'elezione diretta dei parlamentari, quindi la riproduzione delle preferenze, e massimo 2 legislature. 350.000 firme praticamente ignorate, perché questa proposta di legge di iniziativa popolare non è stata neanche discussa in Senato, e queste firme giacciono praticamente ancora negli scatoloni. Un anno dopo un'altra iniziativa, Libera Informazione e Libero Stato, con la proposta di 3 referendum, 1,5 milioni di firme raccolte per 3 referendum: l'abolizione della legge Gasparri per una TV libera, l'abolizione dell'ordine dei giornalisti che risale ai tempi di Mussolini, l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. E neanche queste firme sono state considerate. Già la visione incredibile del primo V-Day consolida l'idea delle liste civiche. Ogni meetup, ogni gruppo meetup può trasformarsi in lista civica e presentarsi alle elezioni comunali. E così nel 2008 e nel 2009 cominciano ad entrare i primi consiglieri delle liste civiche a 5 Stelle, secondo organizzazioni di tipo orizzontale e non verticistico come nei vecchi partiti. Nel 2009 si riuniscono in tappe le liste civiche di 22 comuni italiani e stilano una carta, la carta di Firenze, in 12 punti programmatici, in barba a tutti quelli che hanno sempre sostenuto la mancanza del programma. Un vademecum, un programma vero e proprio per i comuni a 5 stelle: ambiente, acqua, trasporti, energia, sviluppo. E i grandi risultati li abbiamo avuti nel 2010 con le elezioni amministrative dove entrano 8 consiglieri, e con le regionali entrano 2 consiglieri regionali in Emilia Romagna. Le amministrative, alle amministrative del 2012 il Movimento si presenta in ben 1000 comuni e si elegge anche con colui di provincia, e si eleggono 4 sindaci, tra cui ricordiamo Federico Pizzarotta e Parma. E oggi abbiamo 36 consiglieri comunali, anche in molti capoluoghi di provincia. Ma sicuramente il grande boom elettorale c'è stato con le ultime elezioni regionali in Sicilia, dove il Movimento 5 Stelle si è attestato intorno al 15%, ha insediato 15 consiglieri nell'Assemblea regionale siciliana ed è la prima lista in Sicilia. Questi consiglieri hanno annunciato al deposito elettorale che ammonta circa 1 milione di euro e stanno restituendo i loro stipendi, il 70%.
al centro dello stipendio, che pare a circa 123.000 euro mensili, lo stanno riferendo e lo destinano ad un fondo regionale per il ricordo delle individuali imprese. Veniamo alle politiche, le prossime politiche del 24 e 25 febbraio, le liste dei candidati al Senato e alla Camera. Li abbiamo creati noi attivisti, li abbiamo votati questi candidati sul sito di Pepino. Di questi candidabili era disponibile una scheda elettorale con le loro informazioni, i loro intenti, il curriculum e un video di presentazione, proprio perché gli attivisti ci mettono faccia. E li abbiamo semplicemente votati con un link esprimendo delle preferenze. Non abbiamo listini calati dall'alto, proprio in contrapposizione con la vecchia politica. E a Carcetto per la presentazione delle liste ovviamente si è dovuto raccogliere le firme, si sono attivati tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle di tutta Italia. In poco più di una settimana abbiamo raccolto anche forse molte più firme di quelle necessarie. E anche a Cercola abbiamo avuto la possibilità, grazie ai cittadini che hanno sottoscritto le liste, abbiamo avuto descritto numero circa 300 firme. È stata una faticaccia, un freddo, ma è stato molto emozionante. Per la raccolta firme ricordiamo che c'è stata anche la raccolta firme per i cittadini residenti all'estero, per la presentazione delle liste alle circoscrizioni estere, che hanno avuto un po' di difficoltà i consolati, che si sono trovati preparati anche di fronte a semplici adempimenti come il certificato elettorale. Tuttavia il Movimento 5 Stelle può candidarsi al Parlamento, speriamo di avere un ottimo risultato grazie a voi cittadini. E l'iniziativa delle firme per le liste al Parlamento non è l'unica iniziativa che ha preso il Movimento 5 Stelle, si accoda una serie di iniziative cominciate dal 2009. Nel 2009 abbiamo messo su un blog, abbiamo cominciato a fare i primi gazebo grazie all'aiuto degli amici di San Giorgio e di Polena, e abbiamo raccolto gli esausti quando non erano ancora prevista la raccolta del regolamento comunale, abbiamo raccolto le firme per il referendum dell'Acqua nel 2011, siamo continuando a prendere le firme per il comitato Mombasta, che è un comitato che si occupa della delle RC auto. Abbiamo messo il primo punto wifi di